Ciao a tutti, questo è un audiobook trailer. Cos'è un audiobook trailer? Per farla corta ma breve, un audiobook trailer è la lettura del primo capitolo di un libro. Se poi vi piace quello che avete ascoltato, il resto ve lo andate a leggere gratuitamente, in copyleft, scaricando il testo in PDF. Io sinceramente detesto gli audiobook. I libri vanno letti, non ascoltati. Inoltre leggere è anche un piacere. Certo, vedere un film, giocare ad un videogame, ascoltare la musica, sono tutti ottimi passatempi. Ma leggere è qualcosa di più di un passatempo. Anche perché leggere fa bene al cervello, sviluppa i vostri neuroni, arricchisce la vostra fantasia e mentre leggete la vostra mente forma quasi un film che si dispiega nel vostro cervello. Che poi di fatto la rappresentazione immaginaria della favola di ciò che si legge. Quindi, per farla corta e breve, in questo file troverete una serie di introduzioni, cioè la lettura del primo capitolo del testo che vedrete in copertina allegato. Se poi vi piace quello che avete ascoltato, il resto ve lo andate a leggere andando a scaricare semplicemente il file che è coperto da copyleft. Ciao! La prima sequenza di audiobook trailer è relativa alla saga del Dottor Quatermanga. Questa è una parodia del Dottor Quatermass. Ci ho visto il film in YouTube, sono divertito, ho voluto omaggiare la saga del 1950, ma non sapendo se il brand era ancora coperto da copyright o meno, ho generato la storpiatura del nome da Quatermass a Quatermanga in modo da ovviare qualsiasi tipo di problema legale. Sono libri piccoli in multitrama, il che vuol dire che qualora decideste di darci un'occhiata e di leggerli, in poche pagine impersonereste il punto di vista del protagonista, professor Quatermanga, e con le vostre scelte all'interno del libro andreste a profilare la vostra storia, cioè di fatto sarete chiamati a fare delle scelte a cui corrispondono cui corrisponde la continuazione della lettura a numeri di pagine diverse a seconda se uno sceglie una cosa o un'altra. Quindi si tratta di multitrama e non di narrativa classica lineare. Il dottor Quatermanga e l'astronave dell'impero Imnica. Capitolo 1. Il principio. Quando il dirigente della British Petroleum atterrò con il suo C-47 in un luogo imprecisato del Sahara, chiamato urgentemente dai tecnici che stavano scavando un pozzo di prospezione, non riuscì ancora a credere a quello che vedeva. La forma di una flying saucer spuntava dalle rocce in una zona desolata ed arida. Lontani 1000 miglia dalla civiltà, spersi in mezzo al nulla, i tecnici della sua azienda avevano fatto una scoperta che era molto più preziosa di un pozzo di petrolio oppure di un giacimento di gas naturale. Il primo oggetto era piccolo, non aveva segni d'usura, forse poteva essere atterrato di recente? Era stato dissotterrato a mano, usando pale e picconi, togliendo i detriti che lo ricoprivano. Emetteva un forte campo magnetico, tale da distorcere le bussole ed attrarre oggetti di metallo, in un raggio di 50 metri. Era così che l'avevano scoperto. I tecnici avevano visto animarsi di moto proprio pale, picconi, chiodi, bulloni, cavi di metallo e sbarre di ferro. Questi manufatti si erano tutti accatastati silenziosamente sopra una collina di sabbia e sassi. Il piccolo team della British Petroleum, incuriosito, prese a scavare intorno al misterioso sito, scoprendo la Flying Saucer, che a prima vista non presentava segni d'usura, oppure danni da UFO crash. Da quanto tempo è rimasta sepolta? E poi, perché non potrebbe essere un satellite americano caduto oppure una sonda russa? Che, finita fuori controllo, sia precipitata nel Sahara, il vento e la sabbia del deserto potrebbe averla ricoperta con il tempo, commentò l'amministratore della British Petroleum.
Improbabile, signore, c'erano almeno 3 metri di sabbia e sassi sopra l'oggetto. Inoltre, questo strano coso è identico ad un altro oggetto, molto più grande e molto più strano, che ha misteriose proprietà. L'abbiamo scoperto dietro quella collina, a poco meno di un centinaio di yards da qui, risposero i tecnici. Un'altra flying saucer ricoperta dalla sabbia? No, signore, è una flying saucer schiantata a terra. Stiamo togliendo la sabbia che le è intorno. Abbiamo anche già scoperto un misterioso lungo corridoio triangolare che forse conduce a dei criptici locali sotterranei. Anche quest'altro oggetto ha proprietà magnetiche come una calamita? No, signore, è molto più potente, non attrae il metallo come l'oggetto più piccolo. Però dietro la collina non si riceve alcun segnale radio, le bussole impazziscono. La deve vedere perché è veramente qualcosa di straordinario. Un'enorme flying saucer, inclinata e conficcata nel terreno, era di un color alluminio e brillava al sole. L'oggetto, ricoperto da un po' di sabbia sui lati, pareva incastrato brutalmente in un enorme cratere colmo di sabbia, di un color leggermente rosato, che non sembrava essere simile ai detriti presenti nel terreno circostante. Deve essere stato un bel botto. Esordì ammirato l'amministratore della British Petroleum, osservando estasiato il grosso reperto alieno. Signore, non sembra un cratere d'impatto, perché è decisamente troppo piccolo, rispose uno dei tre geologi. Al contrario, ha tutta l'aria di essere una caverna artificiale, è ricoperta di sabbia rossastra molto sottile, probabilmente è roccia triturata proveniente dal sottosuolo. Non è la stessa sabbia portata dal vento che troviamo facilmente in superficie. Abbiamo già iniziato a togliere questa polvere rossastra, abbiamo scoperto un possibile vano d'accesso di forma triangolare che conduce ad un corridoio di un qualche misterioso locale sotterraneo. Da quanto tempo pensate che sia lì? Chiese preoccupato l'elegante avvocato. Non ne abbiamo idea, ma sotto la sabbia della grotta ed accanto al disco, sui lati della caverna, come può vedere, beh, ci sono molti dipinti antichi, sono occhi e croce dell'età della pietra. All'epoca in cui il Sahara era verde. Tali dipinti non sembrano essere danneggiati. La mia idea è che probabilmente il crash della Flying Saucer è precedente a tali pitture, altrimenti tali antichi dipinti si sarebbero danneggiati nell'urto. Fine capitolo 1. Il dottor Quatermenga e l'anomalia nella extra dimensione 0. Capitolo 1. Il principio. Yuri lavorava in un kolkhoz nella campagna attorno a Kursk. Era un veterano della Seconda Guerra Mondiale. Adesso era un uomo maturo, sposato con Kalina. Aveva 2 figli, un maschietto ed una bambina. Yuri era iscritto, come tutti gli altri cittadini dell'Unione Sovietica, al Partito Comunista. Aspettava da 3 anni una Trabant che aveva ordinato nella Repubblica Democratica Tedesca. Il suo lavoro consisteva nel guidare come operaio specializzato il trattore. Oggi Yuri era al lavoro sul suo trattore in un gigantesco campo ucraino in una bella giornata estiva. All'improvviso si materializzarono dal nulla numerosi carri armati nazisti, soldati russi e nazisti, trincee russe, nidi di mitragliatrici e cannoni anticarro. Volavano aerei che sganciavano bombe, tutto attorno fischiavano i proiettili, c'era il frastuono di una grande battaglia, con moltissime esplosioni. I soldati nazisti e russi urlavano, si sparavano addosso ferocemente, in un cruento massacro senza fine. Contemporaneamente un denso fumo nero simile ad una nebbia andava saturando tutta l'enorme distesa di terra nello smisurato campo agricolo. Yuri istintivamente saltò giù dal suo trattore, si rotolò in terra per evitare schegge ed esplosioni. Ripeté d'istinto quei gesti antichi che credeva di aver dimenticato e che aveva appreso durante la Seconda Guerra Mondiale, quando era un giovane quasi imberbe. Yuri rimase a terra per 5 minuti, impaurito. Credeva che sarebbe morto, colpito da una raffica vagante, schiacciato da un carro armato, oppure dilaniato da schegge ed esplosioni di bombe che erano tutte attorno a lui. Non accadde niente di simile. Così, dopo qualche minuto, sorpreso ed incuriosito, Yuri prese a guardarsi intorno, alzando di poco la testa da terra. A parte lo shock iniziale, Yuri non riusciva a comprendere dove fossero comparsi, così dal niente, soldati e mezzi militari.
Osservando il campo di battaglia che era saturo di una strana nebbia giallastra, Yuri si accorse che il suo trattore, benché fosse in mezzo alla battaglia, non aveva ancora subito nemmeno un danno. Com'era possibile? Ma quello che vedeva era reale oppure era un'allucinazione? Così come erano comparsi all'improvviso, questi antichi spettri della battaglia di Kursk sparirono, abbandonando il loro originale proscenio, che oggi era composto da un'enorme e silenziosa distesa di terra con campi da arare che si perdevano all'orizzonte. MacPherson era un anziano ed arzillo postino britannico. Lavorava ormai da molti anni presso le poste di Sua Maestà Britannica. Quella bella mattinata d'estate guidava il suo piccolo camioncino. Portava la posta al suo paese. La stretta strada di campagna britannica si inerpicava contorta tra i campi e i muri a secco, seguendo il paesaggio di una dolce collina ondulata. Arrivato in vetta alla piccola montagna, MacPherson frenò a secco, trasalendo per la sorpresa. Sul ciglio sinistro della strada c'era un aereo nazista, un BF-109, che giaceva sforacchiato e mezzo fumante su un campo coltivato, con la coda bloccava la stretta strada di campagna. Com'era possibile tutto ciò? Un'ora prima l'anziano postino inglese aveva percorso la stessa strada in senso inverso, ma non aveva visto niente di tutto questo. Poi la seconda guerra mondiale era terminata ormai da un decennio. Come c'era finito un vecchio caccia nazista nel sud del Galles? Mentre MacPherson scendeva dal piccolo camion, sei Spitfire della RAF gli volarono bassissimi sopra la testa, a non più di 3 metri. Un po' per lo spavento, un po' per lo spostamento d'aria, MacPherson finì a gambe all'aria, trovandosi seduto sulla strada sterrata. «Diavolo!» esordì l'anziano postino. «Questa cosa non ha senso!» Si alzò da terra, un po' indolenzito. Non era più giovane come quando era sergente maggiore nella Royal Army, ma l'autocontrollo e la lucidità mentale erano come quelli di un tempo. Prima di tutto si scosse imperturbabile la polvere che aveva sporcato la sua bella uniforme di postino di Sua Maestà. Poi, alzando la testa, fiero e tranquillo, lisciandosi i paffuti baffi grigi, fece per guardare il BF-109, che supponeva costruisse ancora la strada. Fu enorme la sorpresa in lui quando si accorse che l'aereo nazista era letteralmente svanito nel nulla. Non c'era più nessun BF-109 sul margine sinistro del campo. La stretta strada del sud del Galles era sgombra. Alla sua destra MacPherson notò un vecchio contadino. Teneva saldamente le brili di un cavallo, a cui era legato un carro agricolo. Uomo a cavallo e carroccio stazionavano silenziosi nel campo vicino e lo guardavano enigmatici. «Buongiorno», esordì MacPherson. «Ha visto che roba?» chiese con tono di voce imperturbabile al vecchio contadino. Questi rispose: «Sì, mi fa piacere sapere che non sono solo io quello ad essere impazzito». Il dottor Quatermenga e i segreti della Wunderwaffe, capitolo 1. Project Odino. Il Project Odino, ossia il progetto Odino, era un progetto di superarmi che era stato portato avanti dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Molte delle superarmi che erano state pianificate avevano raggiunto un pieno successo, raggiungendo quasi la piena produzione. Pochi progetti erano rimasti allo stato di prototipo a causa di problemi tecnologici o contingenti. Pochissime idee o bozze erano rimaste sulla carta. Queste armi, di cui si sarebbe discusso in seguito in modo segretissimo, avrebbero potuto cambiare il destino della Seconda Guerra Mondiale. Per fortuna, la strategia alleata di bombardare l'industria bellica nazista aveva rallentato la macchina bellica della produzione dei sistemi d'arma, rendendo tali prodigi tecnologici irrisori come numero rispetto alle inevitabili sorti strategiche e tattiche della Seconda Guerra Mondiale. Se fossero state prodotte in grandi quantità queste superarmi, oppure se le superarmi fossero già state inventate nel 1939, allora avrebbero potuto davvero ribaltare le sorti del conflitto mondiale. Un secondo grande successo raggiunto dagli alleati, a loro completa insaputa, fu il grande lavoro di depistaggio scientifico che il fisico Heisenberg e parte del suo team riuscirono a compiere,
evitando che i nazisti potessero sviluppare una bomba atomica, ottenendo la scissione dell'atomo. Obiettivo della bomba atomica, ossia bomba a disgregazione, che fu raggiunto per primo dagli americani nel segretissimo progetto Manhattan. Tuttavia, all'interno del grande progetto nazista denominato Odino, c'erano armi di ogni genere, che a dire dell'MI6, il servizio segreto britannico, questi artefatti avrebbero fatto scuola nell'arte della guerra per decenni e decenni a venire. Il dottor Quatermenga osservava inorridito l'esposizione del capo dei servizi segreti britannico MI6. Nella stretta sala riunioni londinese dei servizi segreti, il dottor Quatermenga era stato chiamato assieme a pochi altri esperti ed accoliti ad alta clearance a prendere visione dei mezzi della Wunderwaffe. Prima invenzione, peraltro nemmeno compresa dagli alti gerarchi nazisti addetti alla produzione d'armi leggere, fu il dottor Quatermenga e il mistero della Terra Cava. Parte 1, capitolo 1. Una nuova faccenda per il dottor Quatermenga. Nella stretta sala riunioni londinese del servizio segreto inglese dell'MI6, il dottor Quatermenga era stato chiamato assieme a pochi altri scienziati per discutere di un nuovo dossier segreto. L'ammiraglio Byrd dell'USNAVI, che era al seguito del capo della CIA, raccontò ai pochi presenti che il 5 dicembre del 1945 l'USNAVI ebbe a perdere la squadriglia 19, ossia 5 aerei siluranti Avenger TBF. I velivoli scomparvero in un'esercitazione diurna davanti alle coste di Fort Lauderdale. Fu inviato poi dalla base navale americana nella notte in Oceano Atlantico un ricognitore idrovolante TBN Mariner, il quale scomparve anch'esso senza lasciar traccia. Scattò il giorno successivo una possente operazione aeronavale di soccorso, ma non fu mai ritrovato niente. L'OSS, ossia il servizio segreto dell'epoca americano, ebbe a studiare il caso con degli elaboratori elettronici e concluse che la dinamica poteva essere compatibile con un atto di sabotaggio compiuto da spie naziste che probabilmente erano infiltrate alla base aeronavale di Fort Lauderdale. Dopo un'attenta analisi del personale militare della base, furono catturati due soggetti che lavoravano alla manutenzione. Erano due americani e non due spie naziste. I due sabotatori erano invasati filonazisti, i quali confessarono il loro misfatto. Sul ricognitore a lungo raggio, che era decollato nella notte, i due sabotatori collocarono una bomba con detonatore a tempo, la quale esplose di notte quando il TBN Mariner era da qualche parte nell'Oceano Atlantico, mentre volava a bassa quota nella sua missione di ricerca e soccorso. La corrente del Golfo, a grande profondità di quella zona, il maltempo che ne ebbe a seguire nella notte e nella giornata successiva resero veramente impossibili il recupero di rottami e salme. Restava tuttavia ancora aperto il misterioso caso della squadriglia 19, dato che i due sabotatori non erano stati in servizio prima della partenza degli aerei siluranti. «Questo che c'entra con l'MI6?» chiese il capo dei servizi segreti inglese, che poi aggiunse: «È un evento del 1945, ossia di ben 10 anni fa». «Il punto è che c'è dell'altro», rispose preoccupato l'ammiraglio Byrd. «I due filonazisti avevano ricevuto ordini via radio da almeno due U-boat nazisti, che ancora navigavano silenziosi nell'Atlantico e provenivano dalla base segreta di Agartha. Lanciammo l'operazione I-Jump. Una possente flotta ebbe così a dirigersi prima in Groenlandia, poi alle Falklands e quindi al Polo Sud. Temevamo che qualche base segreta nazista fosse nascosta al Polo Sud per coordinare la lotta dei due sottomarini nazisti contro ignari pacifici cargo commerciali al fine di prolungare la guerra, pur essendo la seconda guerra mondiale ormai finita da mesi. Non trovammo niente e la storia fu archiviata. I due sottomarini nazisti, di cui avevamo avuto notizia dai due sabotatori, sospettiamo che probabilmente finirono autoaffondati davanti alle spiagge argentine, dove poi gli equipaggi ripararono, costruendosi una nuova vita in Argentina. Che cosa avete scoperto di recente? Da chiedere il parere dell'MI6 dopo 10 anni, chiese il dottor Quatermenga,
che sfigurò definitivamente la lunga e prolissa presentazione dell'ammiraglio Byrd. «Centrato ed affondato», rise l'ammiraglio Byrd, che continuò dicendo, «al Polo Sud, mentre la CIA installava antenne radio per le nostre basi antartiche, è stato ritrovato un bunker nazista interrato e seminascosto nel ghiaccio. Nei suoi locali, ormai abbandonati da decenni, fu ritrovato un incompleto dossier segreto nazista sul mito della Terra cava, oltre che foto d'esseri alieni giganti. Questi ossari giganti furono trovati dai nazisti, il primo a sinistra da qualche parte al Polo Sud, forse vicino alla costa, non essendoci ghiaccio o neve nella fotografia. Gli altri due giganti furono rinvenuti da qualche parte in Ucraina, mentre i soldati della Wehrmacht stavano scavando trincee. Il dossier nazista purtroppo è incompleto, non si capisce come, perché tali documenti siano giunti in una base militare al Polo Sud. Il rapporto cartaceo è rovinato dall'umidità. È troppo? È chiaro che molte parti del dossier sono state bruciate e sono mancanti. Purtroppo il criptico dossier non indica che fine abbiano fatto i misteriosi resti dei giganti. È tuttavia parere della CIA che non sia utile informare i russi della faccenda. C'è la guerra fredda, i russi non ci crederebbero mai. Inoltre, se mai due giganti fossero stati reinterrati in Ucraina, è opinione degli esperti della CIA che tali esseri possano essere alieni. Quindi è possibile che da qualche parte nella loro tomba vi possano anche essere degli artefatti, oggetti alieni che probabilmente sarebbero dispositivi molto tecnologici da cui i sovietici potrebbero retroingegnerizzare nuove armi da usare contro la NATO. La prima sequenza di audiobook trailer è relativa alla saga del dottor Quatermanga. Questa è una parodia del dottor Quatermass. Ho visto il film in YouTube, sono divertito, ho voluto omaggiare la saga del 1900, credo sia 1950, ma non sapendo se il brand era ancora coperto da copyright o meno, ho generato la storpiatura del nome da Quatermass a Quatermanga in modo da ovviare qualsiasi tipo di problema legale. Sono libri piccoli in multitrama, il che vuol dire che qualora decideste di darci un'occhiata e di leggerli, in poche pagine impersonereste il punto di vista del protagonista, professor Quatermanga, e con le vostre scelte all'interno del libro andreste a profilare la vostra storia. Cioè, di fatto sarete chiamati a fare delle scelte a cui corrisponde la continuazione della lettura a numeri di pagine diverse a seconda se uno sceglie una cosa o un'altra. Quindi si tratta di multitrama e non di narrativa classica lineare.